Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi, come vedete dal titolo, giochiamo a un horror. Ok, Torment the Souls. Allora, dovrà uscire tra poco anche il 2, io non ho ancora fatto l'1, però ho avuto questa opportunità da parte dello sviluppatore di farmelo provare, mi ha dato una chiave, e vediamo un attimo di che si tratta. Bene o male ho visto qualcosina, e vi dico subito che ci sono delle scene un pochino... poco adatte sotto i 10 anni all'incirca, via, e a parte che sono un po' cruenti, e poi c'è qualche, diciamo, scena un po' osè, se così vogliamo dire. Allora, io sto usando un joypad e ho fatto un bello sforzo a fare questo gioco, perché ultimamente sarà la vecchiaia, ragazzi, ma mi caga addosso questi giochi horror. Già la scena qua è atomica, cioè un corridoio, vabbè, già mi caga addosso. Io già temo per il mio pacemaker che c'ho. Questo gioco strizza un po' l'occhio a Resident Evil 1, 2, 3, ha dei movimenti vecchio stile, se così vogliamo dire. Allora, la storia l'ho letta un po' così al volo, non ho ben capito. I modelli sono particolari, ragazzi. Allora, una consegna per me. La cosa bella è che è tutto in italiano e ce lo possiamo un po' godere. Allora, qui abbiamo una cartolina da John Doc. Dottor John, o si chiama proprio cognome Doc? Quindi sarà un tipo... No, John Doe. C'è scritto Doc, scusate. Ah, Doe. Vabbè, ho sbagliato. Ospedale Winterberg, Winterlake. Allora, Carolina Walker, che sono io, ok. Allora, vediamo che cosa... giriamo la lettera, apriamola, e c'è una foto di due ragazze. Mi fa male la testa. Una fotografia danneggiata di due bambine che sembrano gemelle. Ok, guardiamo dietro. Ah, you just think you can abandon... Pensi di poterci abbandonare qui? Semplicemente? Madonna. Quindi, chi saranno queste bambine? Saranno magari le sorelle? Ho ricevuto questa lettera e una fotografia. Da allora non mi sento bene. Non riesco a togliermi dalla testa l'immagine di quelle due bambine. Mi tiene sveglia la notte e quando mi addormento sono tormentata da incubi orribili. Devo scoprire cosa sta succedendo. Così. Quindi andrò all'ospedale per ottenere risposte. Il gioco inizia così. Devo sapere. Ok, mi sembra molto accogliente. Lei arriva qua con l'apetto, raga. Con la Vespa, incredibile. Ok. Allora, questo ospedale è tutto. Beh, non parliamo dell'abbigliamento di questa ragazza, che a parte che non mi sembra molto adeguato al posto. Però, voglio dire, mi sembra pure una notte abbastanza fredda. Allora, questo, raga, è l'ospedale. Cioè, sembra un hotel del terrore. Che è successo? Allora, presumo che qualcuno ti abbia dato una botta in testa. Però non è che si è capito molto. Ok. Bagno privato. Allora, attenzione, questa scena è un po' particolare, eh? Allora, ecco, siamo dentro una vasca da bagno, completamente nudi, con un tubo in bocca e l'altro, presumo, nello scarico. Meyer. Ok. Ma che è successo qui? Ma io non oso immaginare quello che gli hanno fatto.
La signorina sconvolta, ma giustamente si è trovata in queste condizioni assurde. Allora, vediamo se ci fa interagire. Perché ero collegato a un ventilatore? Ma meglio non saperlo. Ventilatori e oscilloscopi. Cosa mi hanno fatto? Allora, non lo so che schifo facevano. Come vedete, il movimento. Che succede? Ma che lampadari sono? Ah, non c'ha più un occhio. Che fa? Ah, respira con calma, togli la benda. Non c'ha più l'occhio. Mi l'hanno levato. E metti. Perché? Madonna, disperazione. Io avrei preso a capocciate il vetro. Ok, siamo senza occhio. Abbiamo rimesso la benda. Guardate che figate i lampadari. Allora, qua non possiamo muovere la telecamera. E, allora, graficamente comunque è fico. Nel senso che io noto tantissimo tutti i particolari che hanno ricreato, no? Cioè, guardate le croci attaccate. Anche ogni singola candela che c'è lì, no? E il movimento, ragazzi, cioè, mi ricorda tantissimo Dino Crisis, cioè Resident Evil, ovviamente, un po' anche Silent Hill, no? Anche i passi. Vediamo che c'è qua dentro. Il diario di William Winterberg. E chi è? Certificato di nascita. Pensavo che non sarei più stato in grado di avere fede. Per tutto questo tempo ho rifiutato di permettere alla speranza di attecchire nel mio cuore. Ma ora che Maria è di nuovo incinta, ci proverò di nuovo. Per Maria, per quelle piccole anime e per me. Ok, ha parlato di piccole anime, quindi più di una. Quindi forse c'è un riferimento alle gemelle? Vediamo. Non posso girare a pagina? Ruota. Ok, basta. Senza senso. Ho una giacca di cuoio marrone e un paio di jeans. Oh, almeno ci possiamo togliere questo vestito perché. Cioè, non possiamo andare in giro in queste condizioni. Allora, questo è il menu dove noi prendiamo oggetti, risorse, e i file. Questa è la nostra salute data da questo cuore. Quindi, quando il cuore smette di battere, siamo morti. Allora, qui la cosa brutta di questo gioco. Allora, cambiamo abiti, vai. Oh, un po' più seri, un po' più la Indiana Jones. Però sempre con l'ombelichino, fuori, eh. Vediamo un po'. È una cosa un pochetto più. Che devo fare? Più sobria, no? No, questo è quello di prima. Cambia abiti. Ah, questi sono quelli sconci. Ok, mettiamo questi. Allora, vediamo un attimo che c'è qua. Qui c'è. Ok, si apre e qua c'è un orologio. Un vecchio orologio, c'è cioè un pulsante sulla corona. Ok. A me questa cosa mi piace tantissimo. Cioè questo fatto di. Se non fosse horror e tipo un Siberia tranquillo sarebbe molto meglio. Allora, ci sono queste due gemelle. Una vecchia fotografia di due giovani gemelle. Quindi sono sempre loro? Ma. Allora. C'è una dedica. Il tempo si è fermato quando i miei due angeli sono scesi dal cielo. Ah, carino. Sono scesi dal cielo, ok, quindi sono quando sono nate. Ok. Allora, qua c'è un lucchetto con una combinazione. Che ovviamente non abbiamo trovato ancora. Non permettere alle ombre di avvolgerti. Allora, questa frase ovviamente ci fa capire, ma io perché già lo so, che è meglio non rimanere al buio. Cosa significa che si muore? Questo? Ah, le istruzioni di. Allora, cammina, carra amato e L. Ah, beh. Andiamo a 360, ci giriamo con. Vabbè, con L, insomma. Ancora questa qui. Quindi, con le direzionali più X, forse corre? Per aprire le porte con Y. Allora, io uso l'analogico, uguale. Allora, la porta è chiusa, manca il pomello. Bene. Allora,
Qua intorno mi sembra che ho visto tutto. L'unica cosa che mi incuriosisce, ovviamente, che schifo, questo che è il cesso. Allora, ovviamente qua abbiamo questo lucchetto. Sono quattro cifre. L'unico oggetto che ho trovato è l'orologio, quindi vediamo se ci può essere d'aiuto. Qui dietro non c'è niente. Io proverei un attimino a mettere l'orario 12 e 35. Vediamo un po' se è così. 12 e 35. Là! Ah, raga, sono un genio. Vabbè, era semplice. Ho preso anche il lucchetto, bene. Ok, apriamo. E c'è questa bella chiave. Una vecchia chiave arrugginita, la distanza fra le ganasce è regolabile. Ok. Ah, ok, quindi la apriamo un po' in questo modo. E penso che riusciamo a girare questo qui della porta. Non posso aprirla, ma io uso questo. Usa. Oh. Benissimo. E usciamo da qua. Ok. Allora, la scena non è delle più belle. Muoviamoci con molta calma. Ecco qua, vedete per esempio? Qua è molto buio. Se noi ci inoltriamo un po' troppo, cambia, ecco, la schermata, vengono questi strani effetti e lì si muore male. Quindi lì non ci possiamo andare. Magari dobbiamo prendere delle candele. Mi mettono più ansia sti cosi attaccati al muro che altro. Lavati le mani. Salva vite. Ok. Quindi ricordo per chiunque si fosse collegato ora che cos'è quello? Che questo è un ospedale. Perché c'è un pupazzo con un accendino? Un vecchio accendino a gas. Ok. Mo' è buio, bro. Aspetta, oggetti. Risorse. Accendino. Equipaggia. Oh, luce. E luce fu. Ok, non so quanto durerà, però immagino che devo andare qua nella parte buia, sperando che non si spenga. Dio, cos'è questa foto? Allora, ragazzi, non so di quando è questo gioco, però non è fatto male, eh. Allora, mo' andiamo qua. Allora, qua c'è una porta d'emergenza, uscita d'emergenza. Beh, ma sarà chiuso. È invece aperto. Sala d'attesa. Oddio. Allora io mi soffermo un po' troppo a guardare tutti i dettagli. Però mi piace tanto sta cosa. Cioè, mi piace studiare in questo tipo di giochi i dettagli che vedo intorno, le fotografie. Oh merda. Ma che ospedale è? Qui c'è qualcosa. Un caricatore di chiodi. Può essere utilizzato con una pistola a sparachiodi? E dov'è? Non so se si sente la musichetta, ma comincia a essere inquietante. Fuori servizio. Lo so, non funziona, c'è scritto. Qui c'è una porta chiusa. Sembra aprirsi in modo elettronico. Strano. Pensavo che mancasse un fusibile. Ok, qui c'è una sorta di ascensore. Ah, però non c'ho più la cosa qui. Vabbè. C'è nessuno? Non riesco a vedere nulla. Oddio, questi pupazzi orrendi. Qui c'è un'altra porta. Ambulatorio. La musichetta del salvataggio, attenzione. Organi umani. Oh. Cos'è questo? Ah, qua posso metterci tipo dei nastri. Ok. Ah, per salvare. No. No, raga, io li odio questi giochi che devi mettere il nastro per salvare. È uguale a Resident Evil, no, raga. No. Oh, c'è un nastro qui.
Bene. Ok. E qua dentro? Libri di medicina, niente di utile. Ah. Ok, allora questa è la zona di salvataggio. Non c'ho mappa ancora, non c'ho niente. Salviamo. Ok. C'ho un nastro solo, ovviamente. Vai. Bene. Play. Registra. Ok. Ok, sta cosa è figa. Proprio mette ansia. Mi chiamo Caroline Walker. Vabbè, lei registra le cose. L'ultima cosa che ricordo, di perdere conoscenza, è di essere rientrata nel salone della villa. Vabbè. Ricordo il dolore e poi basta. Mi è stato cavato un occhio. Ok, progressi salvati. Bene, fatto anche un obiettivo. Allora, a questo punto dobbiamo andare nell'altra... Chi sono queste qua? Ma sempre gemelle, visto? Cioè... Vabbè, usciamo da qua. Speriamo che non ci siano... dei mostri che mi saltano addosso. Le bambole orrende che mi zompano addosso. Quanto dura l'accendino? Infinito. Ma meno male che non devo caricarlo, sennò ero spacciato, raga. Cioè... Allora, comunque gli effetti della telecamera sconvolgenti, eh. Cioè, in un gioco del genere, se la telecamera è messa bene, t'ammazza l'ansia, raga. Allora, qui c'è una porta che è chiusa. Si apre in modo elettronico. C'è la figura di un bambino in braccio a un qualcuno. Ok, scendiamo giù. Ma che ospedale è? Oh? Ma che è qui? Uno scafandro, perché? Allora, qua c'è una porta che è chiusa. Ma che è? Allora, uomo e donna e mondo. Va a capire che ci devo mettere qui, raga. Ah, ci sono i simboli. Ci sono dei simboli. Ok. Alieno, egiziano qui e la vespa. Vabbè. Adesso non c'ho niente, quindi è inutile che... Non posso far nulla. Ok. Continuiamo il nostro viaggio. Questa... Ah, una mappa del posto. Carina. Ah, reparto maternità era quello, visto? Quindi noi siamo qua. Questo era il bagno privato, ambulatorio, è qua dove siamo praticamente, abbiamo salvato. Siamo usciti. E... reparto maternità. Non ci ho capito niente, ok. Com'è la mappa? Come si mette? Ah, così. Esamina. Quindi, cioè non capisco se questo sono io o no, vabbè. Apriamo sta porta. È chiusa. Vaffanbene. Allora, mo dove vado? Qui. Di qua. Si scende qua. Ovviamente infogniamoci il più possibile nelle zone morte dell'ospedale. Dove se spariamo nessuno ci viene a trovare. Radiologia. Vediamo un po'. Radiologia. Non c'è. EF1. Ci manca la mappa dell'altra zona. Vabbè, immagino che siamo qua comunque noi. Allora, di qua che c'è? Qui? Altri sparachiodi? Sì, ok. Qui dentro? Una bustola esagonale. Manca il manico. Già è tanto. Un rapporto su un paziente. Dottor William Wedderburg. Dato che la paziente si trova in uno stato di salute estremamente precario e il trasferimento potrebbe peggiorare le sue condizioni, consiglierei di non spostarla al nuovo ospedale. Bene. La paziente soffre di insufficienza cardiaca e ha bisogno di un trapianto urgente. Bene. La paziente è deceduta. Che cazzo. Per arresto cardiaco. Al momento del decesso stava stringendo un oggetto di metallo. A causa dell'insorgenza del rigor mortis non sono stato in grado di rimuoverlo. Ok. Presumo che dovrò trovare questo cadavere e
togliergli quell'oggetto lì. Ok, devo andare qua allora. No, qui è radiologia. Devo andare praticamente alla morgue, se così si chiamano. Dio, che ansia. Che cavolo era quello? No, raga. Molto vado. Dio mio, qui che c'è? Ah! Ma che cazzo? Mamma mia. Oddio, che ansia. Ma uè, la statua con la maschera? Ragazzi, a parte la musichetta. Oh merda. Cioè, la fa sua faccia. Ma un'espressione veramente orrenda. Non so dove sto andando, eh. Morgue. Eccola là. È chiusa dall'altro lato. Ok, devo andare lì però. Devo andare a trovare quell'oggetto. Oddio, che succede? Ma che è? Oh. Che cazzo era quello? Ma che schifo era? Ma questo chi è? Oddio, non so se mi fa più paura più questo o quello fuori. What the hell is going on here? Che succede qui? My child, Figliola you mia, are sei pallida. pale. What happened to Porca you? trota. A person in a wheelchair Una with persona in knives in sedia a his hands rotelle was con dei coltelli chasing in mano. Cioè, solo qui? E il tubo dalla bocca e lo schifo che c'aveva in faccia? Oh, it's you. Don't you remember me? Non ti ricordi I'm di the me? town Sono il priest. prete, ci siamo We met conosciuti due here in the giorni chapel. fa. What? I'm sorry. I don't Non mi ricordo di remember voi. you. I Non ricordo certainly nemmeno don't di essere stata remember. qui. I see. Forse mi sbagliavo. Perhaps I'm Mi sono mistaken. sbagliato, I'm sono old vecchio e and talvolta get faccio confused every now confusione. and again. Vabbè. What is going on here, father? Dove sono tutti? The I patients and the pazienti e il hospital personale personnel ospedaliero have been sono transferred stati to the new trasferiti nel hospital nuovo in town. ospedale. This Questa old vecchia mansion villa è has been rimasta fire all the abbandonata. lights off. I don't like this. Perché le luci sono spente? Non mi piace. E beh, potrebbe esserci qualcosa in agguato nell'oscurità. I feel the same. Temo che tu Something possa avere evil is ragione, ma happening come, here. oh? Something wicked that hides in the C'è un'entità shadows. maligna che si nasconde Is nell'ombra. there a way to turn on the Devo lights? accendere le luci. The old generator has been playing up. Ok, c'è il This classico happens vecchio generatore che fa i sometimes. capricci. Go to the Raggiungi end of the l'estremità hall della and sala e through the attraverso door la that porta leads che to the conduce alla generator stanza del room. generatore. You can Ma c'è restore the quel power coso from there. schifoso. I see. Wait. Porta questo Take con this te. with you. Non è molto, ma It's not potrebbe much, but it rivelarsi might be utile. used. Thank you, father, but what My child, Con with una a Bibbia in Bible in mano my sono hand, protetto dal God Signore. protects me. Eh beh, come non dargli torto? Oh, la spara chiodi. Un serbatoio d'aria compressa modificato per aumentare la potenza. Sì, lo voglio. Oh. Oh, che fi... Oh, vedi? Mo c'ho lo sparachiodi. Aspetta, però c'è un però. Se uso lo sparachiodi... Togna. Non posso usare l'accendino. Una brutta cosa questa. E non posso mettere l'accendino nello sparachiodi? Oddio. Allora, aspettate un attimo. Qui c'è un casino, magari c'è qualcosa che mi è utile, tipo questo. Un piede di porco usurato. Di qua che c'è? Non è collegato, che è? Ma cos'è? Un computer? Ma perché c'è poi la musica santa? Chi ce l'ha portata qua? Oh, proiettili dello sparachiodi. Allora, la cosa positiva è che ho lo sparachiodi. La cosa negativa è che qui, secondo me, moro male. Non è collegato. Oh, ecco, c'è anche come si usa lo sparachiodi.
Allora, c'è anche la possibilità di fare una sorta di schivata. Ok, in questo modo. Va bene, col pulsante X. Vabbè, però in questo caso io mo, se andavo avanti devo averci per forza l'accendino. Il diario di Maria Wildenberg. Guarda i cuoricini. William mi ha promesso che trasferirci nella villa dove si trova l'ospedale cittadino sarebbe stato l'ideale, perché ci avrebbe permesso di trascorrere più tempo insieme. Ora però dedica ogni singolo istante al lavoro, tra pinza e coccia. Di notte mi addormento da sola mentre lo aspetto. La sua passione per la medicina è ciò che mi ha fatto innamorare di lui. Forse mi sto comportando da egoista? Chi lo sa? Ma dove vado? Ma che cazzo lo so questo io? Ma non mi sembra molto confortante la questione. Una fiala di morfina permette di curare le ferite lievi. Ok. Ok, da quello che ho capito, tocca fa schiaffi, sicuramente. Allora, prepariamoci psicologicamente. Stanza del generatore. C'è un silenzio. Qua dentro. Spara chiodi. Madonna mia. Oh, Dio mio. Poi è tutto buio. Registro della manutenzione. C'è un problema con il generatore elettrico, la pressione del gas deve essere esatta. La pressione corretta è scritta sul pannello di controllo. Vabbè, facile, no? Come la vedo brutta, raga. Allora, qua posso aprire. Ok, da qua regoliamo la pressione. Che non so, devo andare a vederla nel pannello di controllo, che guarda caso è lassù. Vabbè, io però penso che finché non c'è la corrente, sta porta gigante non mi attacca nessuno, perché se no come faccio a tenere pure il coso qui? Qui c'è la mappa intanto. Allora, io sono seminterrato, obitorio, stanza. Ecco, sono lì. Stanza del generatore. Quella porta lì. Sala? Che c'è scritto? Non capisco. Qui c'è una mega leva. Qui c'è un oggetto. Una piccola valvola. Puntatore. Allora, la valvola. Allora, sarà questo? 10? MGCM. Allora, vediamo un attimo di capirci qualcosa. MGCM? Non so se è quello. La mappa la posso prendere questa? Ok. Oh, sala raggi. Ok. Seminterrato ovest. Io vengo dalla sala raggi, mi sembra poi. Quindi si collega direttamente qua. Ok. Oh, merdoso. Oh. Ok, il mostro è lì. Cazzo. Allora, ma che ne so io qui? Ah, ma sarà questo? Eccolo. È 10. No, così no. Così alzo. C'ho un'altra leva, la metto qua. Ok. Devo arrivare a 10, troppo. Abbasso questa. Abbasso qui. Troppo.
No, troppo. No. No. Ah, un pezzetto manca. Eccola qua, 10. A posto. Ok, a questo punto abbiamo rimesso la corrente. E devo per forza sparare a quel fregno brutto. Ok, vai. Perfetto. E mo' ho fatto? Niente. E non si accende. Allora, il genitore è un part, ragazzi. Sembra troppo facile. A questo punto, che ne so? Provo a abbassare un pochino la pressione. La porta a 9, così. Vediamo un po'. Ah, ok. Va giù di una. Quindi la porto a 11. Ok, dai, era facile. Praticamente c'è un picco di calo di potenza quando lo attiviamo. Allora, vediamo un po' se accendo qui. No, così scende. Questa. Oh, così è a 11. Dai, stavolta è andata. Questi piccoli enigmi comunque... facile, però... vai. Oh, verde, verde. Benissimo. Mettiamo subito la sparachiodi. Ok. Benissimo, ragazzi. Ora non ho più paura di nulla. Devo uscire qui fuori e sparare sto fregno. Allora, aspetta, prima... sì, vai, usciamo fuori, vai. Dai, ce la posso fare. Tiè, tiè. No, 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 no. Io gli ho sparato 4 chiodi in faccia, raga, non ho fatto niente. Allora, carichiamo. Allora, torniamo un attimo qui dal prete. Vediamo se ci può dare una mano. Madonna mia. Oh no, che buio. Perché? Pezzi di fangor. Tutte anti radiazioni. Ma qua non c'è la corrente. Perché non c'è la corrente? Cioè, è buio. Vabbè. Allora, ma che devo fare a sto punto? Io l'ho attaccata la corrente. Che volevo fare, zio? Ah, devo andare in biblioteca. Al secondo piano. Sale le scale. Ok. Del salone principale. Avrei bisogno di aprire la porta nella sala di attesa. Grazie. Vabbè. Cappellino, lo posso prendere, ok. Allora, ma non ci posso andare là, perché quello c'è qui fuori, quel tizio. Ma non muore. Esamina. Allora, ambulatorio. Sala d'attesa, è proprio qua. Salone principale. Quindi... Devo andare in questa zona qua, praticamente. Ok, prendere le scale e salire. Vabbè, allora ragazzi, per oggi è tutto. Vi ho fatto vedere un bel video, un bel long play su questo gioco. Comunque un po' mi ha preso. E beh, devo dire che è tosto, eh? Cioè ci si caga sotto abbastanza. E non so se c'è una demo disponibile, se volete provarlo, però comunque l'avete visto, funziona. E basta. Quindi ragazzi, da questo gioco horror, che poi riprende comunque le meccaniche dei vecchi giochi tipo Resident Evil, Red Evil e Silent Hill e tutto quanto, vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se non l'hai fatto iscriviti al canale, metti un mi piace e commenta il gioco. Ciao.